Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione settimanale di In Comune, nata fra la sinergia di Valdarno Channel e l'amministrazione comunale di Montevarchi. Il Natale si avvicina un calendario ricco di appuntamenti per il 25 dicembre e la notte di San Silvestro del 31. E allora sentiamoci un po' di questi, raccontati un po' dagli assessori. Io devo dire una grossa mano, e questo è diciamo un vanto per quello che mi riguarda, di aver recuperato un rapporto che nel tempo era stato vanificato, gli ortoflorovivaisti, che mi hanno dato una grande mano a realizzare questo meraviglioso allestimento che ancora deve essere definito, ma che ci hanno dimostrato veramente di volerci bene di nuovo, anche perché l'amministrazione si è rifatta avanti nel considerare certe loro esigenze. Insomma, vediamo se... anche perché io voglio ricreare una sinergia fra il pubblico e il privato, quindi vediamo, non solo con gli ortoflorivaisti ma con tutta una serie di imprenditori che nel tempo erano stati insomma un po' relegati da parte, diciamo. E quindi per me è fondamentale, specialmente in un momento come questo, ricreare queste sinergie dell'economia fra pubblico e privato. Poi iniziamo con domenica con il mercato delle stagioni, quindi anche lì negozi aperti, tutto incentrato per far rivivere questo centro storico da un punto di vista commerciale e culturale. Questo per me è la cosa più importante. Sì, anche in un anno in cui appunto abbiamo dovuto affrontare difficoltà economiche, ci sembra giusto anche in questo periodo cercare di andare avanti in iniziative che possano mettere in salto anche gli aspetti culturali. In particolare abbiamo la mostra dei presepi di Natale, ormai giunta alla sesta edizione quest'anno, cambia la location, sarà fatta all'auditorium di Via Marzia, una mostra di cui mi sento di ringraziare molto Romano Dini per la sua appunto collaborazione, per come ha portato avanti con entusiasmo da anni quella notte a Betlemme. E sarà in collegamento con un'altra mostra dei presepi fatta ai Cappuccini dalla Nuovi Orizzonti, e abbiamo pensato che può essere una bella cosa mettere in collegamento queste due mostre, quindi abbiamo fatto un servizio navetta che collegherà Piazza 20 Settembre, dunque la mostra dell'auditorium, con l'altra ai Cappuccini, quindi la cittadinanza avrà modo di vedere entrambe. E ci sono anche altre iniziative musicali, in particolare due concerti gospel, uno della Toscana Gospel Festival, anche questo è un appuntamento consueto, e l'altro dal gruppo informale, dal gruppo di giovani del Pestello Festa Giusta. Quindi due elementi importanti, diversi tra di loro ma credo anche complementari. È bello vivere giorni di festa, è bello viverlo con iniziative intergenerazionali che coinvolgono poi tutta la cittadinanza. E abbiamo anche un momento importante con la mostra fotografica, concorso nazionale del Circolo Foto Amatori, che verrà inaugurato l'11 alla Bartolea. Dunque temi importanti e complementari tra di loro. Ma i progetti non si limitano al Natale, in questo mese di dicembre ricco di appuntamenti anche alla Fabbrica della Conoscenza della Ginestra, sono nuovi tre progetti a tenere banco in questi giorni, vediamo di cosa si tratta. Sì, Surfing Places nasce proprio da un bisogno del territorio, che è quello di creare una rete di persone disposte ad ospitare nelle proprie case persone che per qualche motivo, per motivi culturali o per motivi turistici, si ritrovano nel Valdarno. Abbiamo pensato appunto di appoggiarci per questo al sito il sito famoso a livello internazionale, che è il sito del Couchsurfing, quindi chiediamo alle persone di ospitare gratuitamente altre persone in casa propria, e questo avviene, cioè, dovrebbe anche in teoria far crescere quello che è lo scambio culturale e anche di esperienze delle persone. Per partecipare al progetto occorre inviare un'email a linkingpeopleexperiences@gmail.com oppure visitare il sito www.fabbricaginestra.it. Abbiamo anche un numero telefonico che è 366 34 76 111. Quindi tutte le persone che hanno bisogno di maggiori dettagli per questo progetto ci possono telefonare e noi daremo tutte le risposte. Allora, sostanzialmente il workshop è un corso di base per DJ. Quello che vogliamo proporre noi è lo studio e l'utilizzo della strumentazione per DJ, visto che è un momento in cui i giovani si stanno avvicinando a queste tecniche e volevamo dare questa opportunità. Il corso è diviso in tre parti, una prima parte è rivolta proprio alla strumentazione tecnica e quindi l'uso dei CDJ, l'uso del mixer da DJ,
e lo studio di come utilizzare questi strumenti, quindi la messa a tempo, il BPM e quant'altro. La seconda parte sarà rivolta al DJing in digitale e quindi studieremo i software, in questo caso il software maggiore che è Traktor Pro, e la mappatura di controller MIDI per l'utilizzo del software. La terza parte prevede la registrazione di un mini mix da parte dei partecipanti. Il miglior mini mix sarà scelto alla fine del corso. Il DJ vincitore avrà l'opportunità di suonare in apertura alla serata La Mette Bene di marzo o aprile. Il corso durerà 10 lezioni, avrà inizio il 13 di dicembre e la scadenza è intorno al 10-11 per le iscrizioni. Dunque, questo progetto ha origine con Giovani Partecipazioni, per cui le politiche giovanili, dando a disposizione 10.000 euro per i ragazzi attraverso questo processo di partecipazione alla cittadinanza attiva, è stato deciso di acquistare questa strumentazione audio-video, strumentazione che noi mettiamo a disposizione ai giovani del territorio, in questo caso il Valdarno, gratuitamente. Questa strumentazione comprende casse attive, CDJ, mixer, una videocamera, insomma tutto quel necessario che può servire per una serata, una qualsiasi situazione, insomma, utile per il realizzarsi di un evento. Noi non chiediamo niente in scambio, se non che una piccola documentazione fotografica di come è stato utilizzato questo materiale. Pubblicheremo poi sul nostro blog le varie documentazioni per pubblicizzare ulteriormente il servizio e dare anche un'idea di come i giovani oggigiorno del Valdarno trascorrono il loro tempo o i modi di aggregazione di oggi, ecco. L'unica cosa che noi chiediamo è una caparra iniziale in modo da coprire eventualmente delle spese per danneggiamenti o malfunzionamenti, che però ovviamente, se poi la strumentazione che ci ritorna indietro non presenta danni, questa caparra verrà restituita ai ragazzi. È aperto a tutti i giovani del territorio, come ho detto, dai 18 anni fino ai 30 in su, e questo, insomma, è il servizio. Ecco, noi ci teniamo a dire che è un servizio gratuito e che saremo felici, appunto, di ricevere questa testimonianza dai ragazzi del territorio. E a Montevarchi, in questi giorni, in Piazza Varchi, il Palazzo del Podestà, lo abbiamo visto anche sulla nostra emittente, in questi giorni, appunto, dicevo, è stato inaugurato la nuova facciata, il nuovo volto di questo importantissimo edificio storico sotto il punto di vista anche sociale e architettonico, un punto di riferimento della città e della comunità montevarchina, che appunto da questo dicembre avrà questa nuova facciata ristrutturata nei dettagli. Sentiamoci il sindaco Francesco Maria Grasso. È un momento importante perché restituiamo alla città di Montevarchi l'esterno del Palazzo del Podestà, la facciata, con una restaurazione eccezionale. Nei minimi termini sono state riprese tutte le varie caratterizzazioni della facciata e su questo è stato un investimento notevole, sia in termini di soldi, in termini di capitali, ma anche in termini di risorse umane, quindi hanno lavorato, hanno studiato soprattutto tante persone, e qui devo ringraziare coloro che hanno con il proprio lavoro riportato alla città di Montevarchi una bellezza di questa levatura e restituito un palazzo storico che caratterizza Montevarchi in tutto il Valdarno alla città, all'amministrazione e ai suoi cittadini. E questo è tutto per la nostra trasmissione di In Comune, che finisce qui per questa settimana, ma come sempre torna la prossima, il lunedì alle 21. Buonasera.